nostro paese da decenni si parla di tasse, di riduzione, di aumento, di patrimoniali, di IVA, però c'è un aspetto incredibile di un periodo ormai che sta diventando lungo. Sono le tasse di queste multinazionali. Abbiamo letto la scorsa settimana sul Corriere della Sera che Amazon ha fatto 44 miliardi di ricavi senza pagare un solo euro di tasse. Oggi leggiamo che Microsoft, cioè Bill Gates, in tutta Europa, questo è un dato dell'Europa, ha avuto ricavi per 260 miliardi di euro, cioè molto di più di quello che l'Italia prenderà dal cosiddetto Recovery Fund, e non ha pagato neanche un euro di tasse. Ecco, ma allora che società viviamo? Questi gruppi, queste multinazionali sono più potenti degli stati, è vero, però insomma, come dire, bisogna davvero cambiare, ribaltare questo sistema, questa politica totalmente inefficace, inefficiente e direi complice, perché un governo che si rispetti dovrebbe dire a questi signori, bene, da noi transitate solo se pagate le tasse. Questo mi pare proprio quello che si può definire il minimo sindacale contro queste multinazionali che sono davvero il nemico.